Assalamu alaikum, fratelli e sorelle, rieccoci qua. Oggi vi farò vedere un video veramente molto bello, anzi bellissimo, che parla della casa del nostro profeta, pace sia su di lui. È un video molto interessante, e subito dopo farò un brevissimo commento. Guardiamo insieme. هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم وثار الحبيب يداوي القلوب فلا تسقم وثور الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم يداوي القلوب فلا تسقم محياه طلق كقطر الندى على حسنه دائما أقسم محياه طلق كقطر الندى على حسنه دائما أقسم بدر الدجى ينير الوجود فلا يعتم ووجه جميل كبدر الدجى ينير الوجود فلا يعتم ينير الوجود فلا يعتم يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله إذا الليل طال بدا وجهه كفجر الصباح إذا يرسم كفجر الصباح إذا يرسم وتلك الليالي في ثوره عقود الجمان غدت تنظم سبحان الله. Veramente questo video è molto bello, fa proprio immaginare come poteva essere la casa del nostro profeta, pace sia su di lui. Come potete vedere, questa casa è molto semplice perché il nostro profeta, pace sia su di lui, era una persona semplicissima, appunto nella casa non aveva molte cose, aveva l'indispensabile per la sua vita quotidiana. E veramente, come possiamo dire, appunto era una persona umile. Lui non tendeva alle cose materiali, lui pregava tutti i giorni ad Allah, quello era per lui era l'unico obiettivo, l'unica priorità della sua vita. Lui è stato una delle persone più amate di Allah e comunque anche tuttora da tutta l'umanità, subhanahu wa ta'ala. Anzi, mi correggo, è stata proprio la prima persona che Allah ha amato più di tutti. E grazie anche al nostro profeta sallallahu alaihi wasallam che abbiamo avuto questa rivelazione del Corano, che lui aveva questa comunicazione con Allah, che ci ha trasmesso l'Islam, mashallah. Lui appunto, come appunto possiamo vedere,
comunque in quei tempi c'era più umiltà, le persone tendevano più a comunque a non avere comunque importanza alle cose materiali. Se una persona si poteva permettere, per esempio, di spendere 10 pound, a quei tempi non c'era il pound, però faccio un esempio. Quella persona magari non tendeva a spendere molto di più e andarsene in difficoltà durante le sue giornate o comunque durante il mese. Invece adesso, in giorni d'oggi, una persona tende sempre ad avere più importanza alle cose materiali, a farsi vedere alla gente, ad avere la casa più bella, ad avere il vestito più bello per uscire, a comprare le cose di marca per farsi vedere che c'ha i soldi, e tutto questo comunque in quel periodo, quando c'era il profeta sallallahu alaihi wa sallam, tutto questo non c'era, e comunque c'era meno, appunto, per, secondo me, questo è un mio parere, secondo me c'era meno invidia, secondo me, perché comunque essendoci più persone umili, le persone non si guardano in giro e magari desiderano quello che tu non c'hai. Quindi secondo me in questa era in cui noi siamo, noi dovremmo pensare non proprio ad avere per noi stesse le cose materiali, ma più darle a chi non ce li ha, fare più beneficenza e fare più volontà, ecco, per, più che altro per aiutare gli altri. Quindi volevo cogliere questa opportunità, appunto, per ricordare a tutti voi che dobbiamo prendere esempio dello stile di vita che ha avuto il profeta sallallahu alaihi wasallam, perché lui ha avuto un comportamento, uno dei comportamenti più perfetti dell'umanità, perché lui era una persona semplice, aveva più pazienza, era una persona calma, era tutto ciò che comunque sicuramente avrà un bellissimo beneficio, che possiamo avere anche noi se seguiamo le sue orme. Quindi io vi ricordo sempre di essere, so che comunque è anche difficile in questo mondo essere pazienti, essere comunque, che dobbiamo essere comunque più pazienti, so che comunque è difficile, specialmente in questa era, perché tante cose non vanno, ci sono sempre problemi da affrontare durante la giornata, che comunque è una cosa comune, e dobbiamo essere forti, perché le cose negative durante le giornate, durante l'anno, ci saranno sempre. Quindi dobbiamo avere sempre pazienza, dobbiamo avere la forza di affrontare tutto e di andare avanti, di avere fede ad Allah, che tutto andrà bene. Quindi ho pensato di fare questo video per ricordare a tutti voi che le cose materiali rimarranno qua un giorno, quando moriranno non verranno mica con noi all'aldilà, resteranno qui. Quindi cerchiamo di tenere meno in considerazione le cose materiali, anzi a darle di più, appunto, a chi ne ha bisogno, come appunto soldi, mangiare, vestiti per chi ha bisogno, e di dare più importanza a quello che ci sarà nell'altra vita. Quindi fare più dua, pregare, dare il più, il massimo di te stesso per Dio e per l'Islam. Quindi con questo concludo questo video, spero che vi ha fatto piacere questo video, e spero di vederci presto, inshallah. Assalamu alaikum.